Certo, è strano e a volte il destino o forse a volte i progetti di gossip fanno dei percorsi un po' particolari, un po' strani. E qual è la prima riflessione che viene in mente? Allora, innanzitutto andiamo per ordine. Ecco, scattate delle foto, uno scoop Diva e Donna, mi sembra, si chiama così la rivista, Diva e Donna, delle foto che stanno spopolando nella rete perché riprendono la cantante Emma Marrone, molto popolare grazie a Maria De Filippi, ai social network, ad Amici, ma anche a Sanremo e così via, Emma Marrone, e il bacio a tale Fabio Borriello, che praticamente è il fratello del calciatore, anche forte, mi sembra che il cui cartellino è della Roma, Marco Borriello, forte attaccante, che però non è stato poi fortunato anche nel calcio, forse meritava anche di più, a dir la verità. Però qual è la cosa strana appunto che fa riflettere? Allora, innanzitutto che la cosa che fa riflettere è immediatamente il nome Borriello richiama a Belen Rodriguez, e Belen Rodriguez si richiama ad Emma. Allora, andiamo per ordine, Fabio Borriello è fratello al calciatore Marco Borriello, che è stato fidanzato diverso tempo, e andando anche sui rotocalchi e le notizie di gossip, insomma, parecchie volte, con Belen Rodriguez. E quindi fin qui ci siamo, già un primo incrocio. Ma ricordate due anni fa, Belen Rodriguez è sposato attualmente, ha anche un figlio, con Stefano De Martino, che è un altro ex però di Emma Marrone. Anzi, ci fu parecchio gossip, parecchio insomma, se ne parlò parecchio, perché appunto Emma, insomma, neanche si aspettava poi questa cosa, e c'era stato anche un po' uno scontro, forse, non so se poi pianificato o meno, tra, a livello di gossip e quindi di mercato, tra Emma Marrone e Belen Rodriguez. E ci fu anche una parodia di Emma Marrone verso Belen Rodriguez, insomma, quindi ritornano un po', si rincrociano un po' i destini, e quindi, insomma, fa un po' riflettere, anche un po' sorridere, e sembra un po', ecco, di stare, potremmo dire, su Beautiful, dove un po' si incrociano, ci sono incrociati ormai in tutti i modi e più volte diverse situazioni di protagonisti. Ma quindi, insomma, complimenti innanzitutto a questi scatti fatti a Roma. Peccato non averli fatti noi della nostra redazione. È un peccato, perché comunque sono degli scoop importanti, no? E Diva, queste foto stanno girando parecchio a livello virale. Diva e Donna ha pubblicato appunto gli scatti dei due giovani avvinghiati e travolti dalla passione per le strade di Roma. Quindi Fabio Borriello è ufficialmente Borriello, il fidanzato, no? di Emma Marrone. Andiamo quindi a inquadrare, ecco, bene, anche, è anche un bel ragazzo, no? Perché somiglia infatti anche al fratello, a Marco Borriello, che appunto parlavamo del fratello, a livello calcistico ha un cartellino molto molto alto, aveva almeno, che era della Roma, no? Poi è stato un po' piazzato un po' qua un po' là, perché l'ingaggio, anche aveva un ingaggio abbastanza pesante da sostenere. Borriello un ottimo attaccante, che forse meritava di più insomma, a livello di successo e di soddisfazioni personali, e anche avrebbe potuto dare qualcosa di più alla Roma o anche alla nazionale italiana. Questa è un po' la notizia che sta spopolando, a dire la verità, perché appunto dà l'ufficialità del fidanzamento di Emma Marrone, che è molto seguita da tante ragazze e ragazzi, soprattutto giovani, ma non solo, dei miei amici di 60 anni anche, che saluto se stanno vedendo questo video, che ascoltano con passione la musica di Emma. E quindi questa è la notizia: Emma Marrone e no Stefano, attenzione, correggiamo subito perché sennò c'è un lapsus gravissimo. Ecco, Stefano, io pensavo ancora a Stefano De Martino, no, a Fabio Borriello. Ecco, un lapsus corretto appena in tempo, abbiate pazienza. Quindi è bacio ufficiale, avvinghiati, si dice così, no? Per l'estate di Roma, baciati, quindi ormai stanno sdoganando ufficialmente questa loro passione.
E quindi però ritorna sempre il nome di Belen Rodriguez, perché Borriello quindi ricorda Belen Rodriguez e l'incrocio con Emma Maroni. Abbiamo ripetuto 2 o 3 volte le cose, quindi chiudiamo immediatamente il video e buon gossip a tutti. Ciao a tutti.